Ma buonasera, amici criptoinvestitori, e ben ritrovati a tutti quanti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana in diretta con i nostri live. Come sempre, guarderemo che cosa ci combina questo Bitcoin. Oggi non ho scritto niente sul grafico perché tanto mi sono rassegnato, lo sapete, ormai qualsiasi cosa provo a trasmettere a Bitcoin, lui non mi si fila di striscio e allora io ci provo vestendomi di verde. Adesso provo a fare questo approccio, questa protesta silente come col colore del mio outfit, che a volte funziona. Mi ricordo quando mi facevate l'analisi tecnica di quello che avevo addosso. In ogni caso, Bitcoin oggi di nuovo ci fa un po' fare qualche domanda, ci fa sudare, ci confonde, perché sembra voler continuare a correggere al ribasso, però la domanda è inesorabile, cioè si vede, lascia la sua impronta. Ogni tentativo di attacco che Bitcoin fa al pool di domanda stesso, quel rettangolone verde che vedete evidenziato lì sotto, viene per il momento, per ora, diciamo, perché non si sa per quanto durerà questa cosa, però viene ancora assorbito almeno in parte. Ieri è stato assorbito quasi totalmente il dump che comunque era limitato. Oggi c'è stata un'ulteriore svendita che ha portato anche a fare sensibilmente, anzi, a per pochissimo, un lower low che poi è stato di nuovo assorbito, ma la chiusura rischia di confermare il lower low. Quindi c'è da fare un po' di attenzione. È un momento in cui Bitcoin è veramente confuso, deve capire lui per primo che intenzioni ha e poi magari comunicarcele chiaramente. Per me è ancora in quella fase un po' fumosa dove fa fatica a prendere una direzionalità, è ancora appunto adirezionale. Ma di questo ne parleremo tra poco. Io vedo che tutti voi mi state dicendo: è arrivata la Binance Card, è arrivata, mi è arrivata anche a me oggi, mi avete riempito di foto sul nostro server Discord e io sono l'unico rimasto senza. Vedete, io che vi dicevo sì, a me è comparso, l'ho ordinata, sono stato il primo a ordinarla. Adesso sarò l'ultimo a cui arriva. Fantastico, questo è il karma, che dire. Ebbene, se è arrivata anche a voi, sono contento, godetevela, io aspetterò che mi arrivi, nel frattempo userò quella virtuale, che dire. Comunque, vi volevo dire, adesso iniziamo con il leggere le vostre domande, come sempre, poi andiamo a dare un'occhiatina ai grafici che, anche se oggi ve l'ho detto, non è che c'è tutta questa, non lo so, volatilità, tutta questa direzionalità nel mercato. Qualcosa da dire c'è sempre. Magari andiamo a identificare i movimenti intraday più da vicino e andiamo a guardare anche qualche altcoin. A me è arrivata la Ruby ordinata a settembre, ma bravo, a me né l'una né l'altra. Io ho indetto la gara tra la Crypto.com e la Binance Card. Voglio vedere quale mi arriva per primo. Vediamo, sono veramente curioso. Metti la Binance Card su Curve, sì, vero, però il problema è che comunque hai il limite più basso, cioè non è la stessa cosa, insomma. E quindi niente, l'aspetterò. Nel frattempo iniziamo subito con le vostre domande. Spendiamo anche due parole sul l'airdrop di Spark, l'airdrop di Ripple, perché oggi vi ho suggerito su Telegram, suggerito, vi ho detto, un metodo per approfittarne senza esporsi sulla coin Ripple, quindi sul rischio di dump. E quindi vedremo, cerchiamo magari un po' di approfondire perché ho ricevuto un sacco di domande a riguardo e magari ne approfondiamo un po'. E poi cos'altro vi volevo dire? Ah sì, volevo rispondere a qualche domanda che mi avete fatto sul video del PAC, perché abbiamo parlato dei piani d'accumulo. Vi avevo condiviso uno script che simula il piano d'accumulo, mi avete fatto un sacco di domande e io ne ho raccolte un paio, quelle che mi sono arrivate con maggior frequenza, e quindi vi risponderò perché secondo me può essere utile per tutti rispondere appunto pubblicamente a queste domande. Però partiamo subito dalle domande nuove, quindi spingete, carichi vi voglio, fate tante domande. Allora, buonasera a tutti. Lateralizzazione in diretta, dici bene, perché di fatto avevamo, cioè abbiamo ancora il nostro pool di domanda, questo evidenziato in verde, sotto al supporto dei 18.004 che ormai è stato perso. Ci abbiamo provato a recuperarlo, ma ahimè il reclaim si è subito verificato un falso movimento e di nuovo abbiamo avuto un follow up di offerta, però ve l'ho detto.
detto, la domanda, cioè, guardate la dimensione delle shadow in ogni movimento che va ad attaccare questo pool. Questo comunque dice che per il momento, nonostante è palesemente in indebolimento, la domanda c'è, la domanda è lì che si fa vedere. Quindi vediamo chi vincerà. Quando avremo un movimento netto lo capiremo. E la cosa bella sarà, cioè bella o brutta, dipende dai punti di vista, sarà che comunque quel movimento sarà molto importante, perché se comunque vince l'offerta capiremo che di offerta ce n'è moltissima, cioè è veramente cattiva, aggressiva, perché per assorbire tutta questa domanda non basta ovviamente qualche svendita localizzata. E al contrario, se la domanda sarà, cioè risulterà vincitrice, sarà altrettanto forte come messaggio, perché renderà solidissimo quel pool di domanda lì, lo renderà ancora più importante e quindi potrebbe veramente fare da bottom locale. Però ci arriviamo più tardi. Ciao a tutti, eccoci secondo. No, non sei secondo. Ciao Luke, dove comprare terra virtua, intendi? Non lo so, non te lo so proprio dire. Buonasera Jack0x, grandissimo, che è il nostro vincitore. Non so cosa hai spammato, caps lock probabilmente, e c'è l'automoderatore che t'ha silenziato per un secondo. Comunque complimenti, lui è il nostro vincitore della seconda stagione delle shitcoin, quindi bravo Jack0x, complimentoni, ti dovrebbe essere già arrivato il premio, tra l'altro. Buonasera a tutti, buonasera Luca. Ciao Luca, Binance sta mandando i regali di Natale a tutti. Che cosa sta mandando? Cioè quel voucher da un dollaro, da un USDT, è quello, dici? Buonasera Luca, come sempre ATL, all time low, cosa vuol dire? Aiuto. Ciao, buonasera Luca, hai letto dei nuovi listing di Revolut? Sì, l'ho letto proprio 2 minuti fa, perché ho visto che ha aggiunto delle nuove coin. Cosa ne pensi? Guarda, io penso che non abbia nessun impatto sul mercato, perché sono delle, cioè non sono effettivamente acquisti e vendite di coin, ma sono cose sintetiche, cioè di fatto è una cosa interna a Revolut. Tu non possiedi quei bitcoin, non possiedi quelle cripto, ma è semplicemente un controvalore, è un modo per farti speculare sulle cripto internamente all'app di Revolut. Non mi fa impazzire come cosa. Ciao Luca, stasera con un dente del giudizio in meno e con un male cane in più non si molla, speriamo che Bitcoin me lo faccia passare. Caspita, guarda, so cosa vuol dire, perché l'ho fatto anch'io ed effettivamente è un brutto momento, però chi lo sa, dai, magari Bitcoin ti rincuora un po', vedremo. Luke, mi hai rimesso le shitcoin, c'è qualche errore? No, le ho rimborsate a tutti, perché vi spiego cosa è successo. Allora, Jack0x ha vinto, è arrivato per primo, quando io ho detto qualcuno ha vinto, allora tutti vi siete messi a fare gambling sulle shitcoin, e in 4-5 siete arrivati a 1000. Solo che il premio io ovviamente lo do al primo che arriva e che fa il claim. Quindi voi altri che siete arrivati a 1000 vi ho rimborsati tutte le shitcoin e avrete il bonus nella stagione successiva come è stato prima. Quindi partirete con più shitcoin, partirete in vantaggio. Seconda live di fila, grandissimo, mi fa veramente piacere che ti trovi bene in queste dirette e che decidi di tornare. Buonasera, finalmente siamo in trend maglietta verde pump. Esatto, il tentativo è questo più o meno. Maglietta color domanda, vediamo se funziona. Hai visto Fry World su SBTC? Patatine, che cosa significa? SBC, cos'è? La Binance Smart Chain? Fry World, no, non l'ho visto, ma sulla Binance Smart Chain stanno saltando fuori di ogni qualsiasi cosa, e io tra poco vi farò vedere una panoramica di vari nuovi progetti DeFi sulla Smart Chain. Principalmente ovviamente seguo PancakeSwap, che è quello forse più legit tra tutti, no? Non lo so, se poi ne avete altri da comunicarmi mi raccomando fatelo, perché poi me li leggo. Anche questo Fry World mi ha incuriosito, me lo guarderò. Ma la bull run del 2021 arriva o no? E dove sta scritto che ci deve essere la bull run del 2021? E se ci fosse un bear market, che succederebbe? Chi lo sa, io ci spero ovviamente, come tutti noi, però mai dire mai. Grazie ad un fortuito evento ho perso la mia dipendenza dal gioco d'azzardo. Qual è quello delle shitcoin, che ho tolto l'azzardo sulle shitcoin? No, non lo so. Sono state azzerate a tutti, nuova stagione. In realtà azzerate no, perché lo sapete che do il bonus nella nuova stagione, quindi ho tenuto il vostro valore, tranne ovviamente di chi ha vinto il premio, e poi in base a quante ne avete faccio partire con un bonus per la stagione successiva, per non buttarle via.
Buonasera Luca, mi è arrivata la Binance Card. Ale. Barnbridge l'hai più seguito? No, guarda, non ho più seguito bene che cosa ha fatto. Perché no, perché no? Allora, arrivata. C'è anche a te, benissimo, e via. Ciao Luca, grafico euro-dollaro. Vuoi vedere euro-dollaro? Andiamo a buttarci un occhio volante però, per non andare troppo off topic, che altrimenti è, non lo so, poi mi sgridate. Abbiamo poco tempo, quindi allora euro dollaro solito come l'avevamo lasciato, vi ricordate, avevamo identificato questa zona di domanda e di fatto è ancora valida perché non è ancora stata toccata e quindi bisogna andare a aspettare, secondo me, cioè io mi comporterei in questo modo per andare ad aprire un eventuale trade, andrei ad aspettare che recuperi questa inefficienza, quindi di vederlo ritornare da queste parti e da lì poi ovviamente si cerca il setup long magari su un in frame più ravvicinato, così come l'abbiamo lasciato è rimasto, si sta formando nel frattempo un piccolo range che appunto si è rotto a ribasso, potrebbe innescare la liquidità necessaria proprio ad andare a pescare da lì. Allora torniamo al grafico di BTC nel frattempo, tac, allora eccoci qua. Ciao, opinioni riguardo il prezzo di Ripple all'ora dell'airdrop? Guarda, allora io ti dico la verità, per come sono fatto io eviterei di speculare sul prezzo di Ripple in funzione dell'airdrop. Perché? Perché è impossibile prevedere l'andamento che avrà il prezzo in funzione di questa notizia. Ci sarà chi dice pomperà perché non lo so perché, c'è chi dice dumperà perché è finito l'airdrop, non lo vuole più nessuno, lo volevano tutti per l'airdrop, e magari appunto c'è chi dice pompa perché tutti pensano che dumpi e in realtà, cioè, tutti questi strani se ma allora che alla fine portano al nulla se non a tirare a indovinare, di azzeccare cose a caso e non ci si riesce puntualmente mai, nemmeno la mia sfera di cristallo ce la fa, si è rifiutata tra l'altro di rispondere, gliel'avevo chiesto, non ha voluto rispondere. Io vi dico personalmente un approccio che trovo più sensato forse per avere la possibilità di esporsi all'airdrop, quindi ottenere le coin airdroppate senza dover rischiare holdando Ripple. Come si fa a fare questo? Allora, è semplice come concetto, ma difficile come corollari, diciamo così. Il concetto è questo, in sostanza, acquistare Ripple spot, ovviamente, che è necessario per avere l'airdrop. Lo snapshot, vi ricordo, è stanotte all'una, se non erro, o a mezzanotte UTC. Quindi noi siamo UTC più 2, se non erro, e quindi dovrebbe essere siamo UTC più 1 o più 2? Non lo so, forse, no, UTC più 1, guarda, c'è scritto qua sotto. UTC più 1, mi confondo sempre con gli altri... Con le altre time zones. Comunque, ripeto, ci sarà lo snapshot che va a vedere quanti Ripple uno ha nel wallet e in particolare sugli exchange, tra cui Binance, che infatti ho scelto per proporre questa, cioè proporre no perché ve l'ho detto, non dovete farlo solo perché ve lo dico io, una cosa complicata va capita e va fatta se la si vuole fare e se la si è compresa. Comunque l'operatività è di questo tipo, appunto, su Binance se si possiede Ripple anche nel wallet futures permette di ricevere lo snapshot, quindi se io compro Ripple spot li vado a mettere nel wallet coin margin futures, che sono quei futures che permettono di aprire posizioni speculative collateralizzate dalle coin stesse. Sul coin M, se andate a vedere, c'è anche quello di Ripple, in particolare c'è il perp e il quarterly a scadenza 26 marzo e 25 dicembre. E fondamentalmente andando a utilizzare Ripple come collaterale per shortare Ripple andiamo ad assumere una posizione pressoché neutrale, ok? A leva 1, mi raccomando, neutralità in questo senso. E quindi noi possediamo Ripple ma non siamo esposti a Ripple. Quindi cosa succede? Ci piove in testa l'airdrop. Quando, cioè, fa lo snapshot, intendo, finito lo snapshot, ci sarà un po' di turbolenza per via di speculazioni varie, finita la turbolenza io vado a chiudere la posizione short e vado a rivendere Ripple. Teoricamente dovrebbe darmi profitto zero, perdita zero.
a parte le fee, a parte magari qualche imperfezione. Quindi io mi sono beccato l'airdrop e me ne sono fregato, perché se nel frattempo Ripple è pompato, lo spot ha guadagnato e lo short ha perso, se Ripple è dumpato, lo spot ha perso e lo short ha guadagnato. Si chiama essere delta neutral, ovvero neutrali ai movimenti di prezzo. E quindi questo è un po' il discorso. E basta, finito. Quando arriva l'airdrop lo si dumpa perché è una shitcoin. No, sto scherzando, mi raccomando, prendetemi sempre con la giusta dose di ironia quando dico questa è una shitcoin, quella è una shitcoin, perché tendo ad abusare molto del termine shitcoin. Io sicuramente non sono un fan di Ripple e non lo sarò mai. Sicuramente questo Spark, come cavolo si chiama, non sarà l'Ethereum killer, ma probabilmente non killerà nessuno se non se stesso. Ma detto questo, se qualcuno lo vuole holdare, che lo holdi, se qualcuno lo vuole dumpare, che lo dumpi. L'importante è che ce lo abbiamo senza esserci esposti a Ripple, questo è il concetto. Tra l'altro, nel momento stamattina che avevo fatto il post su Telegram, c'era un po' di inefficienza in questi mercati, perché c'era il Perpetual che aveva un funding, no, ce l'ha ancora, del meno 0,5%. Questo vuol dire che tenere aperta una posizione short ci costa lo 0,5% ogni 8 ore. Ma se non ho visto male, il quarterly questa volta, CoinM, vero? Sì, il quarterly è abbastanza prezzato bene, cioè 0,536, qui abbiamo 0,534 e lo spot quant'è? Secondo me siamo lì, se non erro. Andiamo a vedere lo spot XRP USD per vedere quanta differenza c'è. Tra poco vi spiego anche perché ve lo sto dicendo. Dov'è? Eccolo qua. Lo spot è a 0,548. Allora, scusate, mi sono già scordato. Allora, 542 e 535 è quello a scadenza più vicino. Ok, c'è un, cos'è, un 2% di spread all'incirca, fate un po' il conto. Beh, questo perché? Perché in parte è già prezzata nei prezzi dei futures questa cosa. Ovviamente in molti staranno facendo questa operatività, tanti avranno shortato. Mamma mia, sta dumpando Bitcoin. No, è Ripple, mi sono preso paura. Ho visto meno 4%, in realtà ho messo Ripple, ho preso paura per un attimo. Va bene. E no, stavo dicendo che è già apprezzato in parte nel prezzo dei future, il fatto che molti sono short. Ovviamente il prezzo è un po' in sconto. E questo potrebbe portare una leggera perdita, perché ovviamente stiamo shortando un qualcosa che vale già meno dello spot. Quindi in teoria in futuro tenderanno a convergere e un pelino di perdita ce l'avremo. In questo caso sarebbe del 2%. Se andasse di fatto a convergere, sfruttando la volatilità, però magari si riesce comunque a non andare incontro a questa perdita. In ogni caso, è un modo per ottenere l'airdrop senza esporsi a Ripple. Ditemi pure cosa ne pensate, come lo vedete, e eccetera, eccetera, eccetera. Adesso torniamo su BTC perché altrimenti mi sfaso completamente e chiudo questa finestra. Ok, allora ritorno da voi. Mi sono perso all'inizio, spero di non aver perso troppo. Oddio, ho perso. Ma a tuo avviso converrebbe acquistare dei Ripple visto l'airdrop? Ecco, ho detto proprio questo, perché il motivo di quello che ho fatto vedere è proprio non esporsi a Ripple, perché acquistare Ripple e aspettare l'airdrop c'è il rischio che poi ti dumpi, ti pompi, faccia cose. Quindi tu ti stai andando a mettere a rischio volatilità di fatto. Tu vuoi rischiare di trovarti una coin che dumpa solo per ottenere l'airdrop? Cioè, vedi tu, perché ovviamente ognuno ha la sua idea e il suo piano. Tu vuoi acquistare Ripple anche per detenere Ripple? Non lo so, dipende da tantissime cose. Se uno non si vuole esporre, c'è questa modalità, ovvero di shortarlo mentre lo detieni, così ti arriva l'airdrop e non sei esposto. E potendolo shortare con la possibilità di usare lui stesso come collaterale è il massimo. Comunque, torniamo a noi. Allora, dove siamo arrivati? Siamo arrivati qua. Allora, buonasera a tutti. No, siamo qui. Prima diretta, gasato come mai nella vita. Grandissimo, ma grande. Benvenuto allora anche a te alle dirette. Ma è ripartita la stagione delle shitcoin? Non ancora, non ancora. Sto organizzando la terza, state sul pezzo.
Anche a me non è arrivata, meno male, qualcuno, sono almeno in compagnia. A me è arrivata la Ruby ordinata a settembre, a me nessuna. Buonasera a tutti, ciao Luca, ma per gli acquisti Amazon con il referral bisogna ogni volta aprire il sito dal link che ci hai condiviso? Anche se immagino sia una minima parte, sarei contento di contribuire. Guarda, io ti ringrazio innanzitutto per averlo chiesto e per voler contribuire. Da oggi ho condiviso, ho iniziato a shillare, visto che ormai non so più cosa shillare. No, scherzi a parte, sapete che i miei contenuti sono sempre gratuiti e sempre lo saranno. Voglio tenere questa politica, non fare video premium, gruppi premium. Io sono a disposizione vostra, cerco di rispondere a tutti, non faccio pagare nessuno. Questa è un po' la mia idea. E però ovviamente per chi vuole contribuire il modo c'è, ma tendo a fare in modo che sia per voi a costo zero. Quindi o utilizzando ad esempio il referral link sugli exchange, che ve li condivido sempre, ovviamente se volete usare le piattaforme, perché non è che dovete iscrivervi a una piattaforma solo per usare il mio referral link, sia chiaro. Se vi interessa usare Binance, ad esempio, col mio referral link, tra l'altro, avete anche il 20% di sconto sulle fee per sempre. Binance Futures il 10% di sconto e così via. E inoltre c'è la possibilità, come vedo qualcuno sta facendo e grazie, di abbonarsi con Prime, che adesso si chiama Amazon Gaming, mi pare. Potete abbonarvi al mio canale Twitch a costo zero e quindi anche quello è un modo per sostenermi, per voi a costo zero, e vi ringrazio. E infine ho iniziato a fare il programma di affiliazione con Amazon, quindi se volete fare acquisti su Amazon io lascio un link che reindirizza alla home page di Amazon, non dovete registrarvi né niente, soltanto cliccare sul link e fare acquisti normalmente, entrando però su Amazon con quel link lì. Non vi fa rifare il login, vi entra esattamente come se faceste amazon.it, normalissimo, e io prendo una piccolissima ovviamente percentuale del vostro acquisto, ma è un altro modo per sostenermi per voi a costo zero, perché non c'è nessun tipo di ricarico, di sovrapprezzo né niente. Il link ve lo lascio adesso per chi ci seguirà sul tubo in descrizione. Qui su Twitch non l'ho messo da nessuna parte, lo trovate se no su Telegram e su Discord, l'ho fatto girare un po' lì. Chi lo vorrà utilizzare, davvero grazie di cuore. Andiamo avanti. Che differenza c'è tra Aave e Land? Allora, sono la stessa cosa, cioè prima si chiamava Ethland il progetto, adesso si chiama Aave, ma da un po' già, e basta. È un gran bel progetto nel mondo DeFi, è uno dei pilastri, è una piattaforma di lending decentralizzata con lending collateralizzati, ottima, gran bella piattaforma. Opinioni riguardo al prezzo di Ripple all'ora dell'airdrop, quello che ho detto poco fa. I 17 andiamo a testarli sicuramente, troppo forte la domanda. E poi ovunque food per la storia, è vero, la storia del 15 dicembre di MT Gox. La gente pensa che il 15 dicembre crasha tutto il mondo cripto. A tal proposito, guarda, io qua dico la mia, nel senso che sì, è vero, c'è la vendita, c'è la food, c'è tutta questa cosa qua, ma cioè, cosa volete che sia una vendita di, cos'era, 15 milioni, no, quant'è che era, 15 mila bitcoin? Ma anche se fosse, ci potrebbe essere un flash crash immediatamente assorbito, anche se venissero venduti tutti immediatamente sullo stesso exchange. Cioè, cosa pensate che succeda? Niente, verranno venduti OTC, verranno venduti 150.000, verranno venduti un po' alla volta per cercare di non far abbassare il prezzo, e di sicuro non è quello che va a causare un bear market o la fine del bull market. Credetemi, non è quello, anche perché guardate quanti ne vengono acquistati ogni giorno dagli istituzionali. 140.000, quanti sono? Decidetevi, regà, non so quanti siano, quindi 150, 140, beh, l'ordine di grandezza è quello, però questa è la mia opinione, cioè anche se ci fosse un unico dump, cosa che non ci sarà perché verranno venduti OTC, e non succederebbe niente, alla peggio un flash crash e basta, tutto lì. E tutto lì, basta, nient'altro da aggiungere. Ciao Luca, conosci la strategia di Serafini sul calicetto? L'ho vista su Discord nella sezione apprendimento e funziona. La uso su BTC sui 15 minuti. Ah, ottima, ottima dritta, interessante, e non la conosco, ti dico la verità, ma mi hai fatto venire voglia di conoscerla. Andrò a studiarmela.
Mi farebbe piacere capire meglio, ok, l'abbiamo già visto. Ciao Luca, terza live di fila per me, grande, un piacere, ormai ci ho preso gusto. Ti volevo fare una domanda, secondo te quali rischi si corrono a voler shortare Ripple invece in vista dello snapshot di questa notte? Stavo valutando questa possibilità in considerazione del rally che Ripple ha fatto nelle ultime settimane e che probabilmente subirà una forte riduzione nelle prossime ore. Come sempre, il tuo parere non è un financial advice. Bravo, parti dal presupposto giusto, infatti è così, ma ti dico, shortarlo a nudo è un bel rischio, ti dico la verità, perché è una speculazione, cioè tu dici, secondo me il prezzo calerà, è un po' come lanciare una moneta. Effettivamente ha avuto un bel rally, ma sai che è imprevedibile la FOMO che c'è intorno a questa cosa, quindi uno short nudo scoperto, secondo me è un grosso grosso rischio. È gambling, lasciamelo dire, permettimi di dire questo, è gambling, voler dire che calerà il prezzo in vista dell'airdrop, non deve succedere per forza. E avete visto il grafico del token ABB su FTX? E poi si lamentano delle alt, ma è quello di Airbnb. Era il pre-IPO di Airbnb che poi si è allineato al prezzo dell'IPO. Effettivamente è molto divertente il grafico, perché se lo andate a vedere, allora è New Stocks, sì, eccolo. Allora, in sostanza, è bello perché era uscito in pre-IPO, poi c'è stata l'IPO e di fatto si è allineato al suo prezzo e basta. E alla fine se, le regole erano proprio quelle, cioè che lui usciva come scommessa sul prezzo dell'IPO ed era in price discovery, perché di fatto si poteva, era esattamente come un qualsiasi token il prezzo fatto dalla domanda e dall'offerta. Poi chiaramente quando l'IPO terminava e lo stock andava a mercato, si allinea col prezzo dello stock, perché altrimenti c'è un arbitraggio pazzesco. Il sottostante c'è come stock, non è un token inventato. Questi stocks che vedete su FTX, che non c'è solo Airbnb, ma ce ne sono anche tante altre. Se voi andate su stocks, le vedete tutte e ci sono anche i derivati su queste stocks, futures di due scadenze. Sono tutte, cioè non sono appunto token inventati, ma sono collateralizzati dalle stocks stesse. Addirittura il possesso dei token si può convertire nella stock, se la stock dà dividendi, il token mi dà i dividendi e così via. E quindi niente, nient'altro da dire che si è allineato al prezzo della sua stock sottostante. Avevo anche, giusto per fare un po' di notizie bullish, vi avevo portato anche il fatto che è uscita una notizia che Mace Mutual ha acquistato 100 milioni di dollari in Bitcoin, che è una compagnia assicurativa. Quella è la cosa pazzesca. L'ho condiviso anche su Telegram oggi perché il fatto che una compagnia assicurativa che per definizione fa investimenti a bassissimo rischio acquisti Bitcoin è una notizia, è un precedente notevole, dai, lasciatemelo dire. Bene, continuiamo con le vostre domandozze. Ciao Luca, come vedi? No, dove siamo finiti? Eccolo qua. Ciao Luca, perché non selezioni un progetto ad altissimo rischio, posizione 100-200, a tua scelta da far diventare l'altcoin del canale? Potrebbe essere un'idea carina da poterti fare tutti insieme, ma guarda, a me non piace molto fare, cioè mettermi a shillare delle altcoin piccole che poi magari la gente le compra perché ne parlo e cioè non mi piace proprio come idea, perché sono veramente scommesse e quindi così come le ICO, tutte le varie cose, cioè in passato avevo magari portato qualche ICO, qualche cosa che mi sembrava interessante, ma poi ho smesso perché ho capito io per primo che avevo investito in ICO che avevo fatto una cavolata, cioè io non investirò mai più in ICO, l'ho detto in più occasioni, e quindi di sicuro non voglio far venire voglia a nessuno di farlo, credetemi, è proprio l'ultima delle mie volontà e quindi non credo che lo farò, mi spiace. Ciao Luca, come vedi le alt fino a fine anno, pump or dump? Che ne dici inoltre di Stellar Lumens, che non vedevo il suo nome completo da secoli, Stellar Lumens, mi ero quasi dimenticato che si chiamava così. Comunque, parlando delle alt, a me viene da guardare la BTC Dominance, ovviamente, che è quella che mi va a far capire quanto espormi, come stanno andando le alt. In ogni caso, al momento, come vedete, è un po' in uptrend, nonostante arrivi da un bel dampone. In 3 giorni ha dampato clamorosamente. Vi ricordate quel mega pump delle altcoin, ma in primis Ethereum e Ripple hanno guidato questo pump, eh? E adesso
Continuiamo a rialzo. Il fatto è che, vedete, la dominance ha già superato le varie medie mobili e si stanno anche per incrociare queste due a rialzo, segnale di zero esposizione. Quindi la mia personalissima opinione, che adesso sono esposto su Ethereum e su Yearn, ma sto rivalutando di uscire prematuramente vista questa cosa, e ho quantomeno di ridurre la mia esposizione, è che per adesso non allettano nemmeno un po'. Poi ovviamente, se dovessimo continuare con un trend ribassista della dominance, se ne potrà riparlare, ma fare FOMO in, come si suol dire, nelle altcoins non è mai una buona idea, secondo me, perché io quando l'ho fatto ho sempre fatto una cavolata e me ne sono sempre pentito, e quindi questo è il mio punto di vista. Prima live, grandissimo, grandissimo, benvenuto ed è veramente un piacere. Ciao grandissimo, prima live per me, sono gasato come mai. Grande, un altro nuovo, oggi è la giornata dei nuovi, molto piacere. Cosa ne pensi di Cover Protocol? Vedi similitudini con Yearn a livello di tokenomics? Allora, la tokenomics me la devo ancora studiare, ma Cover Protocol è un bel progetto interessante, così come Nexus Mutual, così come Certic, così come tutto quel nuovo settore della DeFi che è quello assicurativo, ovvero creare dei pool di liquidità che fungono da assicurazione, che chiunque ovviamente può andare ad acquistare pagando un premio chiaramente, e questa assicurazione andrà a coprire eventuali danni. Ne stanno nascendo tanti, ognuno con le sue particolarità, tra poco li compareremo, ne parleremo in un video dedicato, ma per adesso sulle tokenomics non te lo so dire perché non l'ho ancora approfondito, mi dispiace ma non ti voglio dare informazioni inesatte. Ma Ripple, che è backed dalle grandi banche e che da 3 anni si trova nella top 10, spesso top 3, non potrebbe essere una moneta con enorme potenziale? Guarda, la mia personale opinione su Ripple è estremamente negativa, perché se ne sono viste di cotte di crude, il fondatore che ne vendeva, poi anche queste cose delle banche, insomma sì, ma di fatto voi conoscete qualche banca che usa stabilmente Ripple, che usa la blockchain di Ripple in maniera costante? Non lo so, a me sembra molto vaporware tutte queste notizie sulle banche. E detto questo, il fatto che nella top 3 è dovuto, e nella top 10, è dovuto principalmente a FOMO. Guardate il grafico di Ripple, cioè dice veramente tutto, anche in dollari, non in Bitcoin. In Bitcoin è ancora più eloquente, ma guardatelo in dollari, guardiamo il settimanale, che roba è, cioè è il classico pump e dump perenne, cioè quella definizione che avevamo dato anche alle altcoins, no? La punta del bag holder, non so se ve la ricordate, ovvero che abbiamo dei pump parabolici senza nessun tipo di senso, a cui segue poi un dump multi anno in questo caso, perché più il pump è accentuato e più il dump dura, e secondo me non è altro che questo. La capitalizzazione così alta non so a cosa imputarla, probabilmente al fatto che è scambiata dappertutto, di fatto, su Coinbase, su un po' tutti gli exchange. Molti non sanno cosa fare, comprano Ripple perché costa poco, non lo so, ci sono dietro tutte un sacco di retoriche che lasciano il tempo che trovano, secondo me. Ma io più che altro, cioè quando mi faccio domande sulla qualità effettiva della coin, mi chiedo che servizio aggiunge, che cosa dà all'ecosistema cripto, cioè perché utilizzare Ripple e chi la utilizza, chi la sta già utilizzando, ci sono delle applicazioni che funzionano, è utilizzata in maniera concreta da qualcuno? Non lo so, bisogna rispondere un po' a queste domande, altrimenti rimane tutta mera speculazione, basta, tutto lì. Dai, va giù, va là. Si vede che sono short, sì, si vede. Anch'io ho il mio shortino, che è un po', cioè poi è il mio short di copertura, neanche speculativo. Ciao Luca, quanto tempo dedichi ai tuoi investimenti che non sono in cripto? Segui quotidianamente i mercati tradizionali? Assolutamente no. Io in realtà a quello non dedico il tempo che dedico alle cripto, perché le cripto poi ormai sono un lavoro per me, al di là di tutto. E gli investimenti tradizionali io li faccio in maniera estremamente soft e blanda, nel senso che principalmente sono dei piani di accumulo su ETF, è un investimento vero e proprio con orizzonti temporali superiori ai 5-10 anni, e a volte faccio qualche trade, mi capita, però mi baso soprattutto, cioè faccio un'analisi estremamente preliminare, non sono in grado di fare analisi fondamentale fatta bene sullo stock market, qua lo dico, e
faccio un'analisi del grafico principalmente, ovviamente dopo ve l'ho detto, un'analisi preliminare dello stock, giusto per capire che non sto facendo operazioni su fuffa e su aria fritta, ecco, però è veramente così. Dove posso comprare Nexo risparmiando sulle fee? Allora, mi stai facendo una gran bella domanda, andiamoci a vedere insieme CoinMarketCap, andiamo a vedere Nexo, tac, vediamo su quali exchange è scambiato e così vediamo di rispondere. Allora, UOBI, che effettivamente forse come fee non è molto alto, ma non l'ho mai usato. UPEX non so cosa sia. Who nemmeno, Bitrue nemmeno, Uniswap, puoi farlo su Uniswap, non so che cos'ha, lo 0,03 Uniswap per cento di fee, sono un po' altine forse, però almeno Uniswap è sicuro. Adesso UOBI non l'ho mai usato, ripeto, cioè so che esiste da molti anni, però anche HitBTC esiste da molti anni, ma ti raccomanderei di non usarlo perché ho sentito solo esperienze negative e gli altri, ripeto, non li conosco purtroppo, quindi io di certo non consiglio un exchange che non conosco, non mi assumerei mai questa arroganza di creare un potenziale danno perché dico sì è buono e in realtà non lo conosco. Quindi assolutamente l'unico che conosco e mi sento di dire che puoi usarlo tranquillamente è Uniswap, quello non ci piove, con un po' di fee magari. Allora, cosa ne pensi di Stellar e Ripple che sono alleate al nemico, ovvero le banche? Ecco perché forse Stellar va così di moda, perché di solito è correlato a Ripple. Non so per quale motivo, eccolo, tac, guarda che roba. Non so per quale motivo, ma quando pompa Ripple, pompa Stellar, è assurdo a volte. Il grafico di Stellar, tuttavia, non è assolutamente interessante, perché se ci guardate non è riuscito nemmeno a fare questo low reclaim con questo pump che è fine a se stesso, perché non credo ci siano state notizie particolari, o sbaglio, su Stellar, e il tutto si inserisce in un downtrend plurisecolare, no scherzi a parte, non plurisecolare ma di lunga durata, quindi assolutamente ribassista come grafico, non facciamoci ingannare dai pump di breve. Eccoci qua, allora, io adesso quasi quasi farei la pausa grafici, se non vi dispiace, così poi andiamo a vedere le vostre ultime domande, spezziamo un po' il ritmo così. Però ecco, prima che mi dimentichi, volevo andare a rispondere a un po' di, mi sono tenuto il tab come memorandum, un po' di vostre domande che mi sono scritto qua anche, perché ultimamente ho troppe cose da ricordare, non mi ricordo niente, saranno sti 31 anni che mi sento già ormai con la demenza senile galoppante. Allora, ho fatto anche un bannerino, tac, guardate che roba, tac, momento promozionale. Allora, no, scherzi a parte, ma avete fatto molte domande sul video del pack e in sostanza io ho citato la possibilità che su The Rock Trading si può fare il piano d'accumulo su Bitcoin, ma non solo. Questa è la prima domanda a cui rispondo, perché mi avete chiesto: ma solo Bitcoin si può fare? No, la risposta è no, perché se voi guardate il menu a tendina nel piano d'accumulo potete anche scegliere altre coin, c'è Ethereum, c'è Ripple per l'appunto, per chi vuole fare un accumulo di shitcoin senza precedenti, ce ne sono veramente tante, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta, potete andarla a vedere da lì. E dunque, non ricordo, no, qui non sono più loggato, quindi non ve lo posso far vedere, però beh, è da Fastlane poi fate attiva un piano d'accumulo, c'è questo menu a tendina, qui è da euro, qui sotto tirate giù e vedete tutte le coin che potete andare ad accumulare. Poi la seconda cosa, le fee sono dell'1,49%, perché si utilizza la parte fast lane. Infatti qualcuno di voi mi ha chiesto: ma non è meglio farlo a mercato, che su The Rock Trading c'è lo 0,2% di fee? E tra l'altro, piccola parentesi, non ve lo sto shillando tanto, però adesso magari lo incollo, poi per chi ci segue su YouTube lo trovate, c'è un link, un promo link di The Rock Trading per chi non è ancora iscritto, che dura 6 mesi questa promo, e chi si iscrive con questo promo link ha il 50% di sconto su le fee per un mese. Io adesso vediamo, scusate, guardo se ce l'ho qui a vostra disposizione, però secondo me no, fatemi controllare, no, infatti non me lo sono neanche salvato, altrimenti ve lo condividerei.
In ogni caso ve lo condivido su Telegram, ve lo condivido su YouTube, lo trovate, non fate fatica a trovarlo. E quindi la risposta è sì, è ovvio che è più conveniente operare a mercato con lo 0,2% o 0,1% di fee, però ovviamente richiede una maggiore attività, nel senso che bisogna fare il bonifico automatico dalla banca, quello si può impostare tranquillamente. Poi però quando io so che devo fare il piano d'accumulo, non è che dico no, oggi no, ha pompato troppo, no, ha dampato, no, oggi non ho tempo, così, no, devo farlo con sistematicità, quindi devo mettermi lì io e fare l'operazione ogni mese ricordandomi di farlo con costanza, altrimenti si vanifica tutto lo scopo del piano d'accumulo. La commissione dell'1,49% è dovuta appunto al fatto che il PAC fa parte del pacchetto Fastlane, chiamiamolo, che è quella parte semplificata che ovviamente vi sgrava da tantissime menate come quella appunto di dover fare tutto a mercato, ricordarvi, essere presenti emotivamente saldi e tutto quanto. E inoltre si può mettere in pausa e far ripartire in qualsiasi momento il PAC. Questo è il discorso in sostanza, cioè le domande più frequenti che mi avete fatto sono quelle. Poi mi avete chiesto anche se si possono usare stable coin e la risposta purtroppo è no. Lo dico pubblicamente perché secondo me sono risposte che possono essere utili a tutti, al di là del rispondere privatamente al commento. Si può usare stablecoin, quindi no, dovete prima convertire gli euro se volete in stablecoin e poi fare il PAC, però non lo so, non è tanto comodo, secondo me è comodo questo exchange per farlo direttamente in euro. E l'ultima domanda inerente più strettamente il PAC è tardi per iniziarlo? Questa è una domanda che mi capita molto spesso e la cui risposta permettetemi di dire che è no, se volete fare davvero un piano d'accumulo. Cioè un piano d'accumulo serve per andare a mediare il prezzo nel tempo. Se vi ricordate nel video che vi lascio anche linkato qua in alto a destra, il video sul PAC, abbiamo fatto una simulazione con uno script applicato a TradingView che sostanzialmente puntava a simularne il risultato iniziando nel periodo peggiore possibile, a gennaio 2018, vi ricordate? E abbiamo visto che è estremamente efficace anche iniziandolo in quel momento lì, col senno di poi ovviamente. Quindi non ha senso dire aspetto che crolli, aspetto che salga, no, un piano d'accumulo è finalizzato a fregarsene del prezzo, quindi non devo ragionare sul prezzo. Bene, chiusa questa parentesi, ho risposto a tutto, direi di sì, mi sono segnato queste domande. Vi ripeto, c'è la promo di The Rock Trading, se vi interessa io ve la scillo perché magari vi può fare comodo, vi lascerò il link poi su YouTube, mi sono dimenticato di metterlo qua su Twitch. In ogni caso 50% di sconto sulle fee per un mese per i nuovi utenti, basta. Fine del discorso PAC. Adesso andiamo a vedere i grafici perché sono il clou, come sempre, del nostro video. Allora, l'ultima cosa che vi ho chiesto, se avete delle domande tecniche invece su The Rock Trading andate a chiederle direttamente, se vi va, nel loro gruppo Telegram, perché loro hanno un gruppo Telegram e lo potete trovare, anche quello vi lascerò magari il link su YouTube, così lo potete trovare senza troppi problemi e potete chiedergli tutte le domande che volete. Allora, Bitcoin è qui che approccia, come dicevamo poco fa, il pool di domanda famigerato. Questa zona che va dai 18.400 fino ai 17.650, questa zona qua, tac. Perché pool di domanda? Perché vedete che qua sotto ha generato domanda che ha respinto, poi è stato bucato ed è stato ripreso e da lì in poi vedete che ha sempre innescato di nuovo altra domanda. Ultimamente l'abbiamo attaccato con decisione e poi nelle candele successive ci abbiamo bazzicato un po' dentro e ahimè inizialmente la domanda c'è stata, ma sembra che sia un po' in fase di ammosciamento, passatemi il termine molto tecnico, ma è quello proprio il fatto, cioè la domanda sembra che un po' alla volta stia venendo erosa. Anche la candela di oggi in realtà vede della domanda che partecipa, perché se ci fate caso abbiamo da un lato il body che è più piccolo della shadow e dall'altro il tentativo, guardate, di lower low, questo,
perché è un lower low rispetto a questa puntina qua, che è stato assorbito. Questi sono due segni di domanda. Tuttavia, da soli non sono sufficienti a dare un quadro bullish al tutto, perché comunque il body fa comunque un lower low, e questo non si può negare. E inoltre sembra che stiamo mangiando sempre di più questo pool di domanda. Se noi lo perdiamo, l'offerta lo assorbe completamente, il prossimo target è 17.150, questo supporto che nasce da qui. E quindi dobbiamo rimescolare le carte e rivedere come approcciamo esattamente quel livello. Anche in questo caso avremmo la stessa ricerca dei setup che abbiamo cercato di fare sui livelli precedenti, solo spostata in basso di uno, perché di fatto l'approccio con questo livello non costituisce ancora un lower low, perché questo è proprio il low di riferimento. Quindi un approccio fatto bene potrebbe comunque andare a generare un doppio minimo, un falso breakdown con reclaim che è bullish, o addirittura un higher low se ad esempio scendiamo qua e poi cominciamo a ripartire a rialzo. E quindi potremmo andare a creare, a continuare il range innanzitutto, che è la figura che al momento sta dominando. Abbiamo una lateralità il cui c'era un sub range prima che era qua dentro, e qualora questa parte venga violata e andiamo a giocare qua sotto senza ovviamente violarlo, andiamo a estendere il range in questo modo, e questo diventa il range middle. Vi ricordate quando abbiamo parlato di range, di operatività sui range? Ecco, sono i tre livelli chiave. E quindi questo è un po' il quadro attuale di BTC. Quindi, in maniera concreta, cosa tenere d'occhio? Cosa sto tenendo d'occhio? Allora, io ciò che sto tenendo d'occhio è innanzitutto come bullish scenario, che al momento, secondo me, è quello meno probabile, ma va comunque tenuto in considerazione, è il reclaim di questa zona, quindi una cosa così, tac. In particolare, un'ulteriore conferma la darebbe il reclaim dei 18.730, questo che vedete è un ulteriore livello di resistenza che andrebbe appunto a confermare un po' la forza della domanda stessa e andrebbe a respingere il tutto nella zona di top, chiamiamole. Quindi poi il gioco si rifà con il top, c'è da andare a vedere se andiamo a sfondare i massimi e andiamo a creare una W. Fino ad allora ovviamente non ha senso forse andare a prendere una posizione se non è relativa all'intraday, perché chiaramente un movimento di questo tipo ha senso osservarlo magari da qui a qui, e si parla di operatività di breve chiaramente, perché non è sicuramente uno swing né niente. Poi lo scenario invece di prosecuzione ribassista, ve l'ho detto, è incentrato su questo supporto 17.150, che può essere approcciato facendo un doppio minimo in questo modo. E quindi se vediamo che arriviamo, che ne so, tac 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 così, e poi qui si palesa domanda, quindi bisogna vedere l'approccio con questo livello e quanto è forte la domanda lì, il che vuol dire che possiamo fare una candela che va a romperlo e poi chiude sopra, un fail swing, o altrimenti direttamente un rimbalzone con engulfing. Questo già di per sé è un potenziale bottom locale, double bottom. E in questo caso si potrebbe zoomare qua, quindi passare dal daily alle, ad esempio, che ne so, 4 ore, e andare a vedere quindi in sostanza questo livello. Spero di essere chiaro in questo. Questo livello magari diventa una cosa così, tac, e poi cercare quindi il retest, ok? Sulle 4 ore queste due candele possono diventare una cosa di questo tipo, e quindi si può andare a cercare il retest. Questo era il senso. Per costruire una posizione long con lo stop loss ben definito, questo è comodo da fare, è la solita operatività mista high time frame, low time frame. E altrimenti abbiamo la possibilità di rompere a ribasso questo livello, che probabilmente innescherebbe turbolenza, e si va a catapultarci esattamente sotto, parlando di supporti, quindi 16.2 e 16.4, questa è la zona di supporto sottostante. Ma dal punto di vista operativo, qui vabbè, a parte la reiterazione di questi stessi setup, ma qui è più difficile, perché io ve l'ho detto, ma aspetto che se rompiamo questo livello, qui ci andiamo violenti, quindi con una sola candela andiamo direttamente qui. Quindi è improbabile, per capirci, avere una cosa di questo tipo. Ecco, e quindi non si può cercare questo setup.
avremo più probabilmente una roba così e poi c'è da vedere appunto la reazione. Quindi, dicevo, se abbiamo un break di questo livello, possiamo andare a cercare il reclaim. E questo è un setup long, chiaramente, il reclaim si fa sul retest, eventualmente lo stop loss qua sotto e così via, però è un setup long di fatto. E, oppure, vabbè, ovvio, se andiamo a rompere e poi assorbiamo subito e chiudiamo qui dentro, è un fail swing, risiamo al punto di prima. Quindi questo è un po' il quadro generale di tutti i setup possibili che si possono cercare su BTC. Come mai io cerco sempre soprattutto i long? Ma perché il macro è estremamente bullish, quindi andare a cercare lo short, a meno che non sia una copertura, cioè lo short nudo, è un rischio secondo me, perché vedete bene che c'è molta domanda che tende ad assorbire molto bene i movimenti e quindi, ripeto, è un po' un rischio andare a cercare lo short. I setup short, volendo, potrebbero fare capolino se andiamo a perdere definitivamente questo livello, ok? Perché proprio lui, se iniziamo ovviamente a gravitarci sotto, senza particolari segni di domanda, proprio lui potrebbe essere un trigger short in questo caso. Però attenzione, perché stiamo parlando sempre di un macro bullish e quindi attenzione a valutare i rischi, quindi a prendere profitto, e non deve essere una posizione alla cieca trend follower, perché non ce ne sono i presupposti. Questo ovviamente non implica di non fare short di copertura, cioè se uno lo vuole fare per coprire, allora può essere una cosa diversa. Io ad esempio ho il mio short aperto con prezzo medio 18.000 circa, adesso è più o meno in pari, e è semplicemente uno short di copertura finalizzato a coprire in parte la mia posizione spot. Tutto lì, basta, è come fosse un take profit, quantificato un po' meglio, perché ho il mio stop loss ben definito a 20.100 qualcosa e lo lascio correre finché non vedo un setup long chiaro sul time frame giornaliero. In tal caso chiudo, valuto la chiusura dello short. Poi questo è quanto su Bitcoin, ve l'ho detto, non c'è tantissimo da dire. Boh, se volete andiamo a dare un'occhiata magari all'intraday per vedere se c'è qualche altro spunto. Allora, beh, vedete qua ad esempio c'è una candela di domanda che ha ingolfato la precedente, cioè questo, vedete, ha visto, è il guardare al microscopio quelle shadows che dicevamo prima, che si trasformano sull'intraday in candele di domanda, ed è per questo che dico che la shadow comunque significa domanda. Quando su un daily c'è una shadow lunga sotto, vuol dire che c'è domanda. Guardate, sulle 4 ore si evidenzia questo livello, che è un livello chiave, vedete, è nato da questo clusterino, non so se l'avete visto, questo, tac, 18.636, e si trasporta bene sia come supporto in questa fase di range top, chiamiamola, sia come resistenza in quest'altra fase di range bottom, ecco. E basta, quindi questa è la situazione anche vista da vicino, non dice niente di più e niente di meno. Come sempre abbiamo questa zona come zona di bottom locale e dobbiamo vedere come reagiamo lì. Adesso andiamo a vedere Ether, che è tac qua, Ether Bitcoin, che di nuovo sta zuccando contro il pool di domanda. Sto pool di domanda lo vedo non benissimo, a dire il vero, perché se continuiamo a mangiarci sopra prima o poi cede. Guardate quanti attacchi abbiamo fatto e insomma vediamo un po' che accadrà. Però se lo perdiamo, ragazzi, io ve lo dico, valuto la chiusura della posizione long che ho aperto qua, e la mia idea era di portarla avanti trend follower, però non ce ne sono più i presupposti. Adesso dovremmo, per fare prosecuzione rialzista, andare a rompere i 0.0318, sono i soliti livelli che seguiamo ormai da secoli, così. Quindi questo lo flipperebbe a supporto e poi ci potrebbe stare veramente l'operatività da qua a qua sull'intraday, semplicemente. Mentre per chi cerca una posizione un po' più ad ampio respiro, il livello più importante che io terrei d'occhio è questo punto 0.335 qua, che è un cluster intermedio sul settimanale, nasce lì, e il suo reclaim è un segnale molto più forte, perché va a creare una zona di bottom veramente interessante. E basta, quindi è una buona base anche per una posizione più lunga. Yearn, l'altra coin che sto detenendo e che ormai si è prosciugata, vediamo adesso come si ricomporta con questo pool di domanda che sta di nuovo tornando a testare. E basta,
Ahimè, qua ha fatto il doppio massimo, vi ricordate, con tanto di pool di offerta. Poi il ritracciamento è continuato a oltranza e adesso è ritornata, tac, al punto di partenza. La posizione è sempre questa che vedete e non varierà, ma neanche se andiamo a ribasso, io la lascio così com'è e basta, insomma. Il setup era questo e non è variato nel frattempo. Ci si è introdotto potenzialmente un range se andiamo ovviamente a rialzarci. Altrimenti non è nemmeno un range, perché se andiamo a ribasso è semplicemente un breakdown di fatto. Amici, questo è quanto. Andiamo alle vostre ultime domande. Che ne dite? Avete ancora qualcosina da chiedere? Vediamo un po'. Allora, ho letto alcuni articoli che segnalano come Ether, anche Ether, stia diventando una coin che alcuni tengono anche senza avere Bitcoin. Se fosse vero, l'idea di avere un portafoglio che abbia solo un 20% circa di Ether andrebbe rivista? Io non la rivedo, sinceramente. Io sono sempre della mia opinione perché Ether è più volatile, perché Ether è meno capitalizzata e è come se fosse, non so che paragone fare. Cioè, se Bitcoin è una grande azione, no? Tipo un Amazon, un Google, una stock di un'azienda ormai grossa, gigante, Ether è non una startup, però comunque un'azienda di piccole dimensioni, ecco, con più potenziale di crescita, con ottime promesse, perché sapete quanto io sia un fanboy di Ether, però con maggior volatilità, maggior speculazione e maggior rischio. Questa è la mia visione. Non sto a fare troppe lucubrazioni su chi la compra, chi non la compra. Io penso a me, alla mia visione che ho, sono ben consapevole dei risultati che Ethereum sta portando avanti e sono il primo a sostenerli, la DeFi, tutto questo mondo qua degli smart contract, ed è il motivo per cui sono esposto al 20% su Ether, non è poco, E quindi il discorso è un po' questo qua, ecco, un discorso di propensione al rischio. La prima, posso vedere, no, dove. Ecco, ciao, cerco di farti queste domande da 2 settimane, non ce la faccio mai con l'orario, sei capitato al momento giusto. La prima, posso vedere e per quale monete varrebbe il discorso il saldo del wallet senza aprire l'exchange? Oddio, di che cosa stai parlando? Di quale wallet? La seconda, si ottengono i bonus per i referral di Binance allora, solo dal referral che si seleziona o da tutti quelli che si sono creati contemporaneamente? Allora, vediamo se ho capito. Il saldo del wallet senza aprire l'exchange di Binance? No, ovviamente devi essere loggato e aprire all'app o l'exchange. Si ottengono i bonus per il referral da tutti quelli creati, ovviamente, perché tu puoi dedicare una percentuale di sconto variabile e puoi crearne più di uno. Il massimo è ovviamente del 20%, holdando abbastanza BNB. Se mi regali le prime shitcoin, poi meglio ancora. Ti seguo da 4 anni. Impossibile, perché io sono comparso 3 anni fa, quindi è impossibile che tu mi segua da 4 anni. Ci hai provato, però apprezzo molto. Ti seguo dall'hotel con una connessione scrausissima. Grande, bravo, beato te. Ma oggi allora mi state dicendo che c'è la possibilità di no, non c'è la possibilità di cambiare la qualità. Niente, io ci ho provato. Se invio BTC con Ledger Live e basse commissioni, la transazione resta in pending per 3 giorni e poi si annulla oppure in pending a vita? Allora, la transazione rimane in pending e la puoi sovrascrivere andando a mandarne un'altra con ovviamente spendendo di più di Satoshi per byte. Ciao Luke, purtroppo stasera devo studiare che tra una settimana ho l'esame di economia aziendale. Mi toccherà guardarti in differita. Buona live a tutti. In bocca al lupo per l'esame e mi raccomando, spacca tutto. E noi ci vediamo, tanto lo sai che 3 volte a settimana mi trovate qua. Allora, dove siamo finiti? Qua. Ciao Luca, per il discorso dei 100.000 BTC liberati per il 14-15 dicembre, possibile dump o solo FUD? Già risposto. Ciao Luca, cosa ne pensi di Utopia che lancerà la prossima settimana il token UAP? Oddio, che roba è. E Effort di Wozniak che ha lanciato da poco il token WOZX. Non vanno. Oddio, non so, non ho idea di che cosa siano, giuro. Non li conosco, devo andare ad approfondire.
Ciao Luca, quando il video sul tricommas? Guarda, in realtà lo volevo fare tempo fa, però poi ho visto che c'erano opportunità più cheap, cioè meno costose per fare il trading automatico, e allora non l'ho fatto perché non voglio, cioè, far spendere magari un abbonamento che è costoso, tricommas, quando ci sono delle alternative cioè, più anche gratuite addirittura. È quello il motivo che mi ha un po' frenato. Ecco, non volevo che venisse visto come un voler promuovere tricommas, un qualcosa che magari si può evitare di avere. Non lo so, mi sono fatto forse un po' di pippe mentali. Ciao Luca, in ritardo, ma anche oggi in diretta. Benvenuto, benvenuto. Ciao mitico Luke, Pump Walker. È iniziata la live mentre stavo entrando in doccia. Allora ho iniziato il telefono, ho lasciato il telefono col volume a palla e sono entrato in doccia. Grande. È entrato mia moglie in bagno e mi fa: ma anche mentre fai la doccia guardi sti bitcoin? Grandissimo, sei il numero uno. Guarda, ti darei 50 shitcoin, ma è finita la stagione. Te la darò alla prossima, te le meriti. Volevo chiederti un consiglio sui pack, ma mi preparo meglio la domanda e te la faccio nel prossimo live oppure in Discord. Bene, dai, allora ti aspetto. Spero, magari ti ho già risposto nelle domande che avevo raccolto. Ciao Luca, cosa ne pensi di Utopia Aridaie? Non la conosco, non so cosa sia, non so. Ciao Luca, arrivato in ritardo, ma mi guarderò la differita. Che dici? Acquisteresti i 2GT dal Wallet Together in previsione di... E poi mi lascia così a metà. Guarda, io di Together non ho una bellissima opinione, ti dico la verità, però in previsione di... Boh, qui mi hai lasciato, mi hai messo il cliffhanger. Non so come volevi terminare la frase, però non acquisterei i token 2GT, ti dico la verità. Luca, che ne pensi di Pancake? Lo vedi solido? Sì, ti dico un sincero sì. Band Link, due ottime coin, Band Link e due oracoli, tra l'altro Chainlink, non so se avete visto, vi avevo condiviso, dunque, vediamo se ho ancora il link da qualche parte, era del World Economic Forum, dell'UE, no, non ce l'ho, peccato, perché era un paper scritto in collaborazione in sostanza tra il World Economic Forum e Chainlink, che parlava proprio del ponte tra blockchain e legacy off-chain che gli oracoli possono andare a colmare e di quanto sia utile. E è interessante, una lettura interessante al di là di tutto. Adesso la vado a reperire e poi ve la ricondivido. In ogni caso, andiamo a vedere il grafico che lo troviamo qua. Tac. Non benissimo, attenzione, attenzione Link, guarda che cosa ci sta combinando. È andato a mangiarsi questo pool di domanda e adesso punta dritto dritto a questo low. Occhio, occhio, male male, Link. Quindi primo possibile setup potrebbe essere un reclaim già che ci siamo di questo livello. Altrimenti non ci siamo tanto. Band, il fratellino minore di Link, anche lui non benissimo, è dentro un range. Dopo una correzione importante, quindi primo scenario potenzialmente bullish a un reclaim dei 47771. Questo qua, tac, perché c'è questo vecchio top. Cioè il break del range non mi basta perché c'è subito sopra questa resistenza e quindi appunto aspetterei di veder bucata anche quello, un po' più di grinta, ecco, per Band, che ha dato tutto quest'estate, però poi si è spento, punta del bag holder anche qua, ricordiamoci questo famigerato setup. Allora, amici miei, io direi che possiamo chiudere. Che dite? In ottica di piano d'accumulo su BTC, volendo versare una cifra mensilmente, un giorno vale l'altro, o può essere più valido farlo in un giorno specifico? Ma guarda, fondamentalmente un giorno vale l'altro. Se poi vuoi andarti a vedere il video dove ho messo lo script che ti puoi scaricare e andare a simulare il pack su TradingView, vedi un po' tu. No, dai, sono arrivato da poco. Ragazzi, mi spiace, ma io ho il checkpoint a un'ora. Ho promesso di non fare più live più lunghi di un'ora, altrimenti non se li fila più nessuno adesso che sono 3 alla settimana. Quindi io vi ringrazio di cuore di aver partecipato e di aver fatto domande e di essere sempre sul pezzo. Se avete domande su qualsiasi cosa, mi raccomando, fatemele perché come quelle sul pack, io poi le raccolgo e se valuto che è utile magari condividere con tutti le risposte, lo faccio.
soprattutto negli argomenti di interesse comune come appunto il PAC. E basta, questo è quanto. Io vi ringrazio di nuovo per avermi ascoltato finora, per esserci stati e per la vostra partecipazione ed il supporto. Ci vediamo questo lunedì live e nel frattempo ci vediamo su Discord e altrove. Buon fine settimana a tutti e alla prossima!